form takes so much raw power that you have to lose yourself in it to get here. But I think you're amazing! Cauliflower. I'm ready to show you just how strong I've become! Bentornati ragazzi, sono Salator52 e oggi faremo le pull sulla batch di Kayle che è appena uscita, Kayle Berserk. Il video che avete appena visto è del personaggio nuovo, non in cerca di Kayle ma perché ho visto che nel banner c'è Goku Kid che non ho trovato. E c'è anche Ginyu a quanto pare, quel Frost mi sa che è nuovo, a Ticket stiamo messi male, vero? Sì, perché li ho aperti ieri sera, in realtà ci ho trovato anche Goku Kaioken un'altra volta, giusto perché l'ability 3 mi mancava, no? Ok, comunque, Kayle in realtà, vabbè, se esce buono però non mi interessa, sinceramente non mi interessa, invece il Frost, ok, va bene. Ah, si trasforma pure Kayle, va bene. No, quello che mi interessa, come detto, è Goku, che non ho trovato, questi qua ce li ho. Invece l'altro è Ginyu, che a quanto pare, non sapevo, non l'avevo visto Ginyu, avevo visto solamente Goku. Ginyu pure mi sta bene, invece Kefla ce l'ho già, anche ad ability alto, forse 1 o 2, vabbè, non mi ricordo, sinceramente. Ok, però prima, no, ho premuto male, prima di andare a fare le pull, tanto sarà un video già corto di sua, quindi perdiamo un attimo di tempo, mettiamo un wallpaper. Perché? Perché potrebbe portare fortuna questo wallpaper qua, perfetto. Chi ha visto altri video di Dokkan oltre questo saprà, questo wallpaper fa cose strane, quindi adesso apriamo la nostra prima multi, facciamo un po' di magia. Qua ho premuto anche su Ginyu giusto perché trovarlo non è male, non ho premuto su Goku, dovevo farlo. Ok, niente Black Rift come prima animazione, però Whis potrebbe accadere, ma se non diventi Super Saiyan Goku mi sa che non può accadere. Ma l'SSR garantito soprattutto ci sta? Visto che ha fatto un crack, mi sa che un SSR ci sarà, non so se è quello garantito o meno. A parte che, va bene, non mi interessa, che potrebbe non essere nemmeno 10 personaggi. Ecco appunto, sono 5 personaggi, non ho letto, però ho visto le scontate, ho visto Goku e Ginyu e quindi ho detto va bene, allora perché no. Comunque, Vegeta Scouter dovrebbe essere? No, assolutamente no, non è Vegeta Scouter, dovrebbe essere il Vegeta di un film, vabbè, non lo so, comunque ce l'ho full ability. 18 Vegeta, fusione? Oh, Rainbow, perché non mi fa la fusione? Ultimamente non mi fa mai la fusione, non so perché, però va bene, comunque è strano però, Rainbow non ha fatto la fusione, potrebbe fare sempre Cracked Screen, niente Cracked Screen. E allora mi sa che pure qua è vuota. Comunque mi dispiace, però ci saranno solamente 3 multi, cioè quelle scontate e basta, perché dobbiamo aspettare e fare stone, conservare le stone che riusciamo a fare in questo periodo, perché le dobbiamo spendere per la World Wide Celebration che ci sarà tra poco. E da secondo i rumor, da quello che si dice in giro, potrebbe essere o a tema film di Broly e quindi da non spenderci niente, oppure a tema Future Saga. Vegeta più 3, oh, qua deve fare per forza la fusione. Oh, perfetto, no, perché se no non era possibile. Due volte Vegeta in animazione non si fondeva. Almeno qua c'è un banner. Comunque, se nella World Wide Celebration c'è veramente la tema Future Saga, e quindi con Zamasu, oppure un Trunks del futuro, Vegito, no, ok, ecco, lì mi sa che tutte le stone che abbiamo finiranno. Kefla, che avevo già un sacco di ability, quindi non dobbiamo essere così tanto felici purtroppo. Di solito in queste batch qua, con queste scontate, che tra l'altro è solamente il primo giro scontato, mettono sempre un featured garantito. Bello Grilli come decimo personaggio però, dai. Ah, non era... Oh, Ginyu. Ah, va bene, va benissimo. Accetto tutto quello che mi hai dato, gioco, accetto volentieri. Anche il Krilli che abbiamo già trovato in uno degli scorsi video dell'anniversario, e lo portiamo a ability 1, quindi... Ma Ginyu, va bene, oh, l'ho chiesto, me l'ha dato il gioco, avevo chiesto anche Goku, poteva darmi Goku Ginyu, sarebbe stata la multi della vita, Goku Ginyu, Kayle ve l'avevo detto, non mi interessava, se usciva bene, assolutamente, però, quindi il banner ha fatto il suo, poteva fare di meglio, assolutamente, però ha fatto il suo, dai, accettabile. Andiamo a controllare giusto l'ability di Kefla, vabbè, non so dove sta, quindi Kefla, scriviamo direttamente, perfetto, ed era... Ability 3, quindi la portiamo full ability, va bene, finché è full va bene, però adesso le prossime volte che la troveremo la dovremmo buttare per i coin, ovviamente almeno quelli.
Beh, comunque dai, direi che alla fine non è andata malissimo, accetto assolutamente Ginyu, anche l'ability di Krilli che male non fa, potrei volendo comprare Goku con 400 coin rossi perché li ho, quindi va bene. Però nel frattempo io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici e se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram, avete a seguirmi e noi ci sentiamo domani con un video di Inazuma Eleven che tra l'altro la serie principale, attenzione, ma non tutta la serie, sta volgendo al termine, ma ci saranno un sacco di episodi filler, ma questo in realtà interessa a chi sta guardando Inazuma Eleven. E vi dico che su Dokkan ci troveremo tra forse verso fine mese, inizio settembre, verso in quei giorni lì, perché la Worldwide Celebration ci saranno sicuramente dei video al riguardo, sicuramente delle pull, a meno che non è a tema film di Broly. Se è a tema film di Broly, mi sa che nemmeno le scontate mi faccio, perché veramente un altro Goku Super Saiyan, tra l'altro, non lo vorrei, sarebbe il terzo anno di fila, e quindi speriamo in un tema Future Saga. Alla prossima!